Buongiornissimo caffè a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono Carol. Oggi sono qua con una tipologia di video che so che aspettavate da tantissimo tempo. Il video sul metodo di studio, fai il video sul metodo di studio, ma come hai fatto ad anatomia? Ma come hai fatto a studiare per l'esame di Stato? Ma mi avete riempito veramente in questo periodo di queste domande qui. In realtà sono ormai anni che mi fate queste domande. Mi riscatto e registro questa tipologia di video. Lascio un attimo la sigla e poi ci rivediamo fra poco. Allora, ci tenevo a fare due premesse. La prima è che non ho mai avuto la media del 30, i voti alti, cioè li ho presi, ma ne ho presi neanche più di tanto, insomma, quindi era più nei tirocini che prendevo i voti alti, ecco. Però comunque sia, ho detto, vabbè, dato che comunque sono veramente anni che me lo chiedete, nonostante io non abbia la media del 30 e lode, insomma, qualcosina comunque ho imparato in questi anni, ok? Ovviamente la tipologia di preparazione di un esame dipende da che materia andate a studiare, ma soprattutto dalla modalità dell'esame, se l'esame è scritto, se l'esame è diviso in parziali, se c'è uno scritto, se c'è un orale. Ecco, ho cercato di adagiare il mio metodo di studio in questi anni a varie tipologie di materie e anche a varie tipologie di modalità di esame. Perché io, per esempio, il primo anno io odiavo le crocette perché sono sempre andata malissimo nelle crocette, piuttosto preferivo l'esame scritto con le domande aperte, per esempio. Però ovviamente con il tempo mi sono anche dovuta adeguare alle crocette perché purtroppo l'esame era sempre a crocette. Quest'anno, per esempio, mi sono dovuta adeguare perché da che avevamo tanti esami scritti, abbiamo iniziato ad avere gli esami orali. A causa della pandemia ci siamo dovuti adeguare facendo gli esami da casa online, a distanza e quindi in modalità orale. Quindi diciamo che il metodo che adesso vado un po' a spiegarvi sicuramente lo si può adagiare da un esame di scienze umane ad un esame di farmacologia. Sicuramente per magari un esame di anatomia, ecco, magari per quello al massimo faccio un altro video, anche se non so se mi sento di consigliarvi come studiare anatomia in realtà, perché io ci ho impiegato tipo 4 mesi, vabbè, ed ero anche al primo anno, quindi ancora non avevo questa dimestichezza nell'organizzare. Però insomma, magari in un futuro si potrà pensare, ditemi voi se può interessarvi. Sicuramente numero uno, l'organizzazione. Quindi prendetevi un'agenda, stampatevi anche addirittura il planner mensile online, il primo che trovate. Il cercare di organizzare e avere un periodo di tempo in cui si capisce che cosa si deve studiare, si iniziano a leggere gli appunti, si sistemano gli appunti, si iniziano a leggere i libri, eccetera, eccetera, eccetera. Io, per esempio, una cosa che facevo sicuramente era farlo in forma cartacea, organizzare i miei giorni, perché per me è sempre stato molto più pratico in realtà. Punto numero due è pianificare. La parte della pianificazione, anche questa, è molto ma molto importante. Di solito dividevo tutto quel tempo e tutti quei giorni in tre periodi. Tendenzialmente per settimane, ok? Ma anche lì dipende un po' da voi. Però sicuramente il cercare di dividere in tre periodi tutto il vostro tempo è molto 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 importante. Nel primo periodo la cosa che facevo era ascoltare le lezioni, prendere il fatto di prendere appunti, cercare di riascoltare le lezioni perché avevo la possibilità di poterle riascoltare. Per i primi due anni addirittura io registravo col registratore le lezioni frontali e poi ovviamente tra leggere i libri, confrontarmi con le slide, insomma cercavo di reperire tutto il materiale, cioè senza risfare l'amanuense, perché ecco, per esempio, questa è una cosa che in passato facevo tantissimo, di cercare di scrivere, ma per cosa? Per niente. Serve una settimana? Due settimane? Tre settimane? Dipende dal vostro tempo, ok? Dipende se avete tre mesi di tempo per preparare un esame, dipende se avete un mese di tempo per preparare un esame. Nel secondo periodo cercavo appunto di fissare i concetti e ovviamente iniziare a ripetere anche con le cose sotto, molto easy, tranquillamente. Il secondo periodo per me era sempre quello proprio in cui veramente ci dovevo mettere un focus assurdo, quindi in una prima fase cercavo di fissare i concetti, iniziavo a ripetere con sotto mano le cose e poi cercavo di iniziare a ripetere senza aver sotto mano le cose. Cioè, una volta che voi avete tutto il materiale, una cosa che per esempio mi facevo e che voi avrete sicuramente visto su internet erano i bigini bigettis, ovvero io prendevo tutti i vari post-it o fogliettini o me li ritagliavo, insomma, in base a quello che avevo a disposizione, iniziavo a farmi dei libricini dove io mettevo magari le cose importanti, in forma molto schematica, definizione rapida, cioè
che ne so, parola uguale definizione veloce. Oppure, non lo so, c'era una formula particolare, mi insegnavo la formula particolare. Oppure mi insegnavo le complicanze di qualche procedura, complicanze, due punti, ta 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 ta. Però, cioè, diciamo che questi bigini, che io li ho sempre chiamati bigini, che mi sono sempre appunto fatta in questi anni qui, mi sono serviti appunto per l'esame di stato perché avevo già tutto il materiale. L'ultimo periodo, ok, tendenzialmente me lo ritagliavo per ripetere e basta. Ripetere, cercare di, magari non so se c'era qualche concetto che non capivo, di confrontarmi con qualcun altro, ripetere con gli altri o da sola. Poi vabbè, in realtà quest'anno, col fatto che siamo stati comunque tutti a casa, avevo anche mia mamma, quindi diciamo che lei comunque la mattina mi ascoltava, poi magari il pomeriggio studiavo, cioè facevo altro e poi magari mi riascoltava verso la sera. Comunque cioè, diciamo che ripetere anche ad alta voce e ripetere a qualcuno in generale, quest'anno mi ha fatto effettivamente capire quanto sia importante veramente, davvero, cioè non pensavo, ma in realtà, per esempio, in passato non facevo così come ho fatto quest'anno. Io cercavo di ripetere all'inizio con il libro, poi con i bigini e poi senza bigini. Ok, adesso passo ad alcuni punti che io mi sono segnata, che penso siano anche importanti soprattutto per imparare a studiare al meglio. Il cercare di ragionare e fare collegamenti il più possibile, quello mi ha permesso anche quest'anno di avere un filo di elasticità mentale in più, soprattutto nel momento in cui si va a studiare un programma così ampio come magari per la preparazione di un esame di stato, che è un programma di 3 anni, ragazzi, cioè capite che è impossibile sapere tutto, cioè a meno che non siate dei geni, e per carità, tanto di cappello, veramente chapeau, io non lo sono, ma sicuramente il fatto di ragionare, magari non sapete tutto tutto, ma sicuramente ragionandoci ci arriverete, sì. Un'altra cosa molto importante è sicuramente fare delle pause. Nel senso, studiare per ore e ore e ore senza neanche fare mezz'ora di pausa o un quarto d'ora di pausa veramente è usurante, ok? Voi non reggete poi tutti gli esami, ne fate uno e poi dopo siete morti praticamente. E per esempio un metodo, insomma, abbastanza famoso che conoscete un po' tutti è sicuramente il metodo del pomodoro. Ci sono le applicazioni, c'è anche Focus, quello degli alberelli, per esempio, cioè ce ne sono tanti, insomma, non sono qui, sono l'ultima ruota del carro veramente che vi viene a dire queste cose. Se avete quelle applicazioni, utilizzatele perché sono davvero utili per cercare di rendere al meglio in quel periodo lì e poi prendervi anche una pausa. Una pausa ogni ora di 10 minuti ci sta, ognuno di noi è diverso, ma le pause fatele, cioè non studiate 8 ore di fila perché non serve proprio una mazza. La creazione di Bigini Bigettis per me è stata veramente molto, ma molto utile. Davvero in questi anni mi sono serviti parecchio, soprattutto anche per l'esame di stato, perché io mi sono ripresa tutti questi bigini. Andavo a rileggermi i bigini, se magari c'era qualcosa che magari scrivevo un po' in codice o comunque scrivevo in maniera in forma strana e non capivo, andavo a rivedere il libro. Tutti questi post-it, questi schemi che io mi sono fatta negli anni mi sono davvero serviti tantissimo. Ve lo dice una che appunto ha dovuto affrontare alla fine del corso dei 3 anni, comunque ha dovuto appunto ristudiare tutte le materie di tutti i 3 anni. Ultima cosa che ci tenevo a dirvi è sicuramente il fatto di cercare di eliminare tutte le distrazioni possibili. C'è Instagram, c'è Facebook, c'è WhatsApp, cioè veramente io avevo periodi in cui dovevo studiare in cui WhatsApp lo silenziavo, oppure levavo internet e lasciavo semplicemente, cioè se magari per emergenza qualcuno mi chiamava, perché all'inizio mettevo in modalità aereo, però poi appunto con Marco, magari che ne so, lui mi avvisava che tornava da lavoro. È capitato per esempio che io il giorno di un esame, lui mi ricordo benissimo, l'anno scorso ha avuto un incidente e io avevo il telefono in modalità aereo perché stavo andando a fare l'esame. Però diciamo che per qualsiasi emergenza il cellulare tenetelo perché è importante, ma sicuramente eliminate WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, tutte, cioè veramente ci sono 250.000 social che li conoscete meglio di me praticamente. Anche perché io uno ne uso, uso Instagram e basta. Sull'iPhone c'è praticamente la possibilità di mettere il tempo limitato per l'utilizzo di un'applicazione. E quindi io ce l'ho per esempio principalmente su Instagram perché è quella piattaforma che utilizzo maggiormente.
Quindi niente, questi qui erano i miei consigli, spero che non siano stati troppo banali. Siamo arrivati alla fine del video, io spero davvero di esservi stata utile. Studiate, ma non troppo, ma soprattutto studiate per voi, per capire realmente quello che avete davanti, non tanto per l'esame. Perché purtroppo a lungo andare poi si vede quando uno dice vabbè, ma io studio perché devo prendere 30 e lode, no? Meglio puoi anche prendere 30 lode, però poi magari sulla pratica si hanno certe pecche. Si hanno certe lacune quando si va ad applicare la teoria alla pratica. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, fatemi sapere se volete altre tipologie di video di questo genere, magari riguardanti a una materia in specifico, non lo so, fatemelo sapere. Per anatomia ci possiamo pensare perché so già che me lo chiederete. Noi ci vediamo in un prossimo video. Cheers!